anche per chi è commesso, se no. No, dice che sta cercando, però siccome sta provando a cambiare, sta provando a chiamare strumenti. Benvenuti, questa è una giornata particolare per il laboratorio, ma non solo, perché anche in varie parti d'Italia si celebra questa giornata del Dante D, che è stata istituita recentemente, un paio d'anni fa per la verità, come il giorno dedicato appunto al sommo poeta, no? In italiano, perché secondo autorevoli studiosi costituisce, rappresenta il giorno in cui il Dante entrò nella cosiddetta selva oscura. E quindi, considerando che l'anno scorso c'è stata la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, si continuano queste celebrazioni per sempre, diciamo, in Italia, per appunto non far perdere la memoria di questo grande poeta italiano. Per noi ha una rilevanza particolare, perché come sapete la nostra festa di scienza e filosofia ha avuto come input la famosa frase del 26esimo canto dell'Inferno, quando Ulisse sprona i suoi amici a varcare le colonne d'Ercole, cioè non si è fatti a vivere come bruti, ma per servire virtute e conoscenza. E quindi la conoscenza come uno dei messaggi prioritari del poema dantesco. Ecco, il poema dantesco porta anche a dei grandi valori universali di cui si tratterà questa sera tra i nostri due autorevoli ospiti. Uno è il professor Massimo Arcangeli, qui vicino a me, forse molti di voi lo conosceranno perché è ormai di fama nazionale, perché è un linguista, è un critico letterario, è stato preside della facoltà di lingue straniere all'Università di Cagliari, fa parte di numerose associazioni, enti, consulente, come anche la società Dante Alighieri stessa, insomma. E quindi troviamo anche i suoi scritti frequentemente su vari quotidiani in Italia, insomma. Ecco. Quindi, tra l'altro, è una figura autorevole anche per noi, per lavorare in scienze sperimentali, è uno dei referenti scientifici di Festa di Scienza e Filosofia e tutti gli anni tiene conferenze a questa nostra importante manifestazione. Dialogherà con lui il professor Edoardo Boncinelli, lo conoscete tutti, è un personaggio autorevole nel mondo della scienza, uno scienziato di fama internazionale, fisico, genetista, scopritore di importanti decenni dello sviluppo, no? In passato, ma è anche uno scrittore prolifico, ha scritto numerosi saggi non solo di scientifici ma anche a carattere umanistico e anche su Dante. Tra l'altro col professor Arcangeli hanno scritto un libro insieme pubblicato mi pare da Mondadori, il gruppo Mondadori, è un libro su Dante. Quindi questa sera avremo un confronto a due voci su questi grandi valori universali riportati della Divina Commedia di Dante, che rappresenta un po' gli aspetti universali appunto della natura umana. Quindi ora do la parola al professor Arcangeli, non so se si è connesso. Vabbè, allora intanto faccio io un po' da apripista e poi aspettiamo che si colleghi anche Edoardo Boncinelli. Sì. Scienziati di diversa impostazione culturale scientifica, da astronomi a addirittura a fisici, come il professor Eugenio Coccia, che è un fisico della gravitazione universale. Quindi un complesso di approcci
a Dante, da parte di scienziati che hanno intravisto un collegamento forte tra i loro studi e ciò che viene dalla letteratura. Ovviamente la festa non sarà solo con queste conferenze, saranno circa 130, il programma si conoscerà dopo la conferenza stampa che faremo a Perugia. In ogni caso sul sito del laboratorio di ricerca di scienze e filosofia già trovate quasi tutti i relatori. Ovviamente la figura più autorevole per questi relatori sarà Parisi, Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, che parlerà domenica 24, ma insieme a lui ci saranno tanti altri. Quest'anno sono molti più relatori che conferenze, perché molti relatori faranno conferenze, diciamo, congiunte. Anche una il professor Arcangeli, di nuovo il professor Concinelli, e quindi saranno più relatori, circa 120-130 conferenze, stanno vivendo il programma in queste ore, e ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, grazie. Che è sempre grazie. Con noi, appena noi alziamo il telefono, mi dice sono pronto. Allora, buon lavoro. Grazie, grazie anche a te. Mi sentite? Si è collegato? Mi sentite? Ecco, allora facciamo parlare prima Edoardo. Edoardo, introduci tu, tanto abbiamo già... più o meno. Ma mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, non avevo capito, ok. Buonasera a tutti, scusate, ma il Dante non mi aiuta con la tecnologia, mi aiuta con tutto, ma non con la tecnologia. Io sono fiorentino e ho un particolare rapporto con Dante, pensate che all'elementare andavo a scuola in un palazzo che era affacciato alla casa di Dante. Quindi per me Dante è di casa, oltre a essere naturalmente quel grande che è, e anche quel grande cervello che è, perché come facesse a quell'epoca, senza biblioteche, senza computer, e senza tutte le cose che abbiamo oggi a ricordare tutto, non ci sa. Però la grandezza di Dante è, secondo me, duplice. Da una parte la capacità, davvero poeta, di rappresentare figure titaniche, personaggi indimenticabili, come il Conte Ugolino, come Ulisse, come... Paolo e Francesca. Dall'altra, secondo me, e questo diciamo è un po' il tema della serata, nella Divina Commedia c'è tutto. Tutto è tutto sullo stesso piano. C'è la scienza, la religione, la filosofia, la mitologia e l'interpretazione. Quello su cui voglio mettere io il dito è questa universalità quasi incorporata nella struttura della Divina Commedia, per cui non ci si chiede dove siamo e cosa facciamo. È tutto perfettamente naturale, anche se ovviamente naturale non è. Quindi è questa molteplicità del paesaggio dantesco una delle cose che mi colpisce e una delle cose che ovviamente ha un carattere assolutamente universale. Contro questo palcoscenico sono proiettati un sacco di avvenimenti, molti dei quali tutti conoscono perché fin da bambini ci raccontano certe vicende. Ma secondo me
il sapore della continuità della Divina Commedia si ha per esempio nelle similitudini. 2, 3, 4 versi che illuminano tutta la pagina e che trasportano il lettore in un mondo. Le similitudini non le ha inventate Dante, ovviamente esistono anche nei classici come l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. Ma qua, anche perché sono ridotti piccolini a pochi righi, danno il là a una visione del mondo che uno potrebbe anche chiamare idillica, se non fosse poi che i personaggi che ci sono proiettati sopra danno spesso luogo a vicende tutt'altro che idilliche. Quindi abbiamo un mondo universale, come abbia fatto Dante a pensare a un mondo universale a quell'epoca, è difficile da capire, sul quale vengono proiettate delle cose umane. Le cose umane passano attraverso i sentimenti, sentimenti positivi come l'amore, la riconoscenza, l'attaccamento, e sentimenti negativi come anche la invettiva. Dante è anche il maestro dell'invettiva. Certe sue esplosioni sono emblematiche contro Firenze, contro Pisa, contro quelli che non capiscono. Mi pare particolarmente adatto ai tempi d'oggi vedere questa relazione tra i sentimenti, che non cambiano mai, e le passioni, che invece di volta in volta cambiano perché la situazione politica in primis, ma anche tutto il resto, cambia continuamente. Quindi questa è un po' la traccia di quello che siamo per parlare. Adesso non si sente. Non mi senti più? Ecco, adesso di nuovo, ti sentiamo. Io ho finito, non fa te. Si può stare un po'? Hai finito? Sì. Ok, allora mi riallaccio a quello che hai appena detto. Non ho sentito l'ultimo passaggio, ma comunque il senso del ragionamento è chiarissimo ed è il punto fondamentale dal quale abbiamo deciso di partire, io e Edoardo, perché come dicevi anche tu, noi abbiamo già scritto un libro insieme su Dante. E quei valori che lui ha richiamato, che Edoardo ha richiamato come universali, li abbiamo sperimentati proprio sulla nostra pelle, perché io sono un umanista, mettiamola così, anche se ho un passato da quasi scienziato, perché sono stato studente di ingegneria e poi dopo aver fatto il biennio ho deciso per miei motivi di cambiare, perché già lavoravo nel campo della programmazione informatica, anche ad altissimi livelli con le banche. E lui ovviamente da grandissimo scienziato, però è anche un finissimo cultore di tante letterature, traduce ovviamente dal greco e ha anche tradotto una serie di liriche greche molto molto raffinatamente. Quindi ci siamo trovati su questo terreno comune, universale, perché? Perché noi soffriamo da anni, forse da decenni, noi umanisti, della mancanza di un rapporto solido con le scienze. E purtroppo la colpevole, prima e ultima, è stata proprio l'università, che dalla fine dell'Ottocento ha sancito la separazione tra saperi cosiddetti scientifici e saperi cosiddetti umanistici. Ma noi notiamo come nel caso di Dante, questi saperi, non lo devo dire io da dantista, lo sappiamo tutti, ecco,
sono inscindibili. È impossibile leggere Dante se non si hanno cognizioni solide di scienza, di astronomia, di medicina, di fisica, di tutto ciò che il Medioevo vedeva in sotto un'unica luce e in un'unica dimensione. Allora, qual è la sfida che abbiamo voluto fare io e Edoardo proprio a, diciamo, prosecuzione di quella iniziativa editoriale? Quella di tentare di rendere universale o riconfermare come universale il messaggio dantesco, individuando i temi fondamentali della commedia attraverso i sentimenti che sono universali, che ci appartengono, sia pur nelle varie definizioni, anche nelle varie storie che questi sentimenti hanno avuto nei secoli, qualche esempio adesso lo farò, perché quei sentimenti sono rappresentati in modo così castrico, così potente nella commedia: amore, affetto, amicizia, rabbia, odio, indignazione, riconoscimento della dignità anche, farò magari un esempio, anche nei confronti di dannati che sembrano spregevoli, lo sono, casi di disprezzo assoluto da parte di Dante, quasi inspiegabili, anche lì magari poi in seconda battuta un esempio lo farò. Quindi ci siamo accorti, e ne abbiamo parlato anche con Edoardo, che a un certo punto questi sentimenti potevano essere affrontati sotto una doppia prospettiva, a partire dalla commedia dantesca, perché io da linguista mi diverto a sviscerare tantissime parole risalendo alle origini e quindi all'etimologia, quindi vedere come l'amore può aver avuto una storia affascinante anche solo basandosi sulle varie lingue che l'hanno presa la parola e il concetto e trasformata a loro modo, e questo vale anche per l'amicizia, che al tempo di Cicerone era anche e soprattutto negoziazione. Per noi è quasi impossibile pensare all'amicizia come una forma di negozium. L'amicizia passava spesso per il negozium nella civiltà latina. E sappiamo che oggi noi possiamo considerare i nostri amici, amici virtuali, che anche solo 20 anni fa non avremmo mai pensato potessero essere nostri amici, perché noi abbiamo un senso diverso di amicizia, però oggi l'amicizia è anche virtuale. E magari siamo amici di persone che non abbiamo mai visto né conosciuto. Quindi sono questi aspetti, certamente di un sapere universale, ma che di volta in volta mutano col cambiamento sociale, però rimane quel senso universale. L'etimologia restituisce in modo potente tutto questo, ma anche le scienze oggi, perché, e questa è la sfida che stiamo provando a costruire, dico costruire perché vorremmo ricavarne un volume, un altro libro su questo argomento, sarebbe bello anche sapere dove stanno questi sentimenti universali, quando parliamo anche di sezioni del cervello, dove si trova l'odio, dove si può collocare l'amore, se gli scienziati, se un neuroscienziati possono restituirci una risposta, quindi vedere tutto questo in un insieme nel quale ancora una volta però la base deve essere quella del ricongiungimento in un unico scibile di aree che sono state in modo anche brutale, parlo accademicamente ovviamente, quindi da accademico che so quello che all'Accademia ha fatto dall'Ottocento, alla fine dell'Ottocento in poi, separando in modo innaturale discipline che dovevano stare insieme, perché si possa anche trasmetterlo tutto questo. Oggi noi sappiamo che moltissimi giovani sono molto più fluidi di noi in questo campo, cioè riescono a far interagire, grazie anche a molti insegnanti che evidentemente sono lungimiranti, riescono a far interagire le varie cose più di quanto non riusciamo a fare noi adulti. Il che vuol dire che la separazione fra le discipline, che noi oggi viviamo come una realtà, forse nella loro testa non c'è, o in ogni caso non è così forte come per chi, come noi, esercita quelle discipline anche a livello specialistico, scientifico. Io faccio difficoltà tante volte a parlare con amici dantisti, anche molto molto bravi, perché quando parliamo di scienza, a un certo punto
il dialogo cessa e quindi mi devo rivolgere a uno scienziato per poterlo proseguire. Io ovviamente scienziato non sono, però approfondisco, cerco di capire come funzioni tutto all'interno di un mondo che, dicevo, non può essere scorporato nelle sue singole parti, ma deve essere affrontato nella sua interezza. Ma è ovvio che se non si sa perfettamente, dico perfettamente, di astronomia, applicata ovviamente all'età in cui è vissuto Dante, per poter far sì che si capisca come funziona anche all'interno del poema tutto il mondo dantesco, e non si riuscirebbe mai, no? A costruire una interpretazione, a costruire un tessuto che possa essere in grado di decifrare tante ambiguità. Dico tante ambiguità perché oggi noi stiamo festeggiando il 25 marzo e una parte della critica dice che il 25 marzo del 1301, ma qualcuno dice del 1300, è il giorno in cui Dante potrebbe aver intrapreso, e quello che appunto tu hai detto, il viaggio nell'oltretomba, e però c'è una data alternativa, che potrebbe essere quella del 7 aprile, ma nemmeno l'anno è sicuro. E questo si può valutare solo se si conosce perfettamente l'astronomia, perché tutti i dati astronomici all'interno del poema ci dicono che l'anno è il 1301, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Tutti i dati interni invece, quelli che noi abbiamo a disposizione perché Dante ce li offre, ci dicono che l'anno è inequivocabilmente il 1300. Non ci sono soluzioni alternative. La scienza ci direbbe: no, guarda, è il 1301. I riferimenti interni, anche intertestuali, ci dicono invece che l'anno è senz'altro il 1300. Certo che è molto più affascinante pensare al 1300, infatti è l'ipotesi per la quale propendo, perché nel 1300 Dante i 35 anni non li aveva ancora compiuti. E siccome dice di non aver ancora raggiunto la sommità dell'arco, che rappresenta proprio il punto di separazione tra l'aldiqua e l'aldilà, no? Di un'intera esistenza, e siccome lui, e di questo sono perfettamente convinto, tutto sommato un paragone con Cristo lo tenta, e siccome Cristo è morto prima di compiere il 35° anno, è molto probabile che Dante quel viaggio l'abbia compiuto nel 1300, però ripeto, lì si deve propendere per l'una o l'altra ipotesi, non ci sono soluzioni intermedie. Se si segue la scienza astronomica, le congiunzioni dei pianeti, le costellazioni, insomma non c'è nessun dubbio che l'anno sia il 1301, ma i riferimenti interni ci dicono tutti, in modo altrettanto certo e inequivocabile, che l'anno deve essere il 1300. Ecco, se non ci fossimo incontrati, io e Edoardo, io questo discorso non l'avrei mai fatto, perché questo discorso ho potuto farlo all'interno del volume a cui hai fatto riferimento, proprio perché questo volume è nato insieme. E allora questa universalità, se noi ogni volta la riconfermiamo, ora perché ne abbiamo bisogno in termini di dialogo forte, solido e solidale tra scienze, tra virgolette, esatte, scienze, tra virgolette, sempre non esatte. Ma se noi questo discorso lo affrontiamo con riferimento a quei sentimenti che vi dicevo, allora lì ne esce un mondo incredibile, anche perché Dante è manicheo in questo. Non è mai il poeta o l'artista o l'intellettuale che ci aspettiamo, perché non è mai prevedibile. L'esempio, ecco, un paio di esempi, poi ridò la parola a Edoardo, un paio di esempi sono importanti. Partiamo dalla stessa tipologia dell'amore. Pensiamo a quello straordinario canto quinto, che è la quintessenza dell'esperienza amorosa. Pensiamo a quella dimensione dell'amore espressa in quel canto che fa sì che se io sono amato da qualcuno non posso non riamare, che è lontana anni luce dalla nostra percezione, ma di una potenza anche espressiva così forte che ci sfida, no? Ad approfondire, ad entrare in quel mondo, un mondo che per quel che riguarda la tipologia amorosa è anche estremamente ricco, ben al di là di questa affermazione, perché nel periodo medievale esisteva
l'amor dell'ogne. E qui il paragone con la contemporaneità si fa impressionante. Ci si poteva innamorare di una persona lontanissima che non si era mai incontrati. Un amore cantato, soprattutto dai poeti provenzali, e messo in versi, anche in atmosfere estremamente affascinanti, perché il poeta immaginava che la donna fosse lontano, lontanissima, e a lui comunque arrivasse quella brezza che ricordava a lui, e spesso la brezza era protagonista di tante composizioni del tempo, perché quella brezza veniva dal luogo lontano in cui la donna si trovava, e qui quella donna mitizzata non l'aveva mai incontrata. E oggi ci si sposa prima ancora di conoscersi, poi magari non ci si piace, però quanti talent show, e sono diversi ormai, ci presentano situazioni in cui due persone si conoscono via chat, non si sono mai viste, magari si sono scambiate foto false, si innamorano, si incontrano, qualcuno scopre che il profilo non corrisponde minimamente alla persona che aveva conosciuto via chat, eppure alla fine l'anima supera il corpo, ti sposo ugualmente. Ci sono, guardate, degli episodi anche, insomma, della nostra vita quotidiana che sono estremamente indicativi di quel che sto dicendo, come la storia molto bella di una fotomodella e di suo marito. La fotomodella improvvisamente rimane sfigurata in maniera estremamente forte e a un certo punto chiede al marito: ma scusa, ma perché continui a stare con me? Se sono un'altra donna, sono orribile. Però che il marito le ha risposto: ma io ho sposato la tua anima, non il tuo corpo. Ecco, se noi mettiamo insieme tutto questo in una dimensione universale, perché in Dante c'è tutto, lo ha detto Edoardo, in Dante c'è tutto e tutto ha la stessa importanza, è incredibile. Io ho provato per tanti anni a individuare delle gerarchie, non ci sono, o non ci sono così come le possiamo percepire da moderni. Sembra tutto perfettamente compiuto, sembra tutto perfettamente allineato, è impressionante, pur nella verticalità, perché poi in realtà la commedia è un ipertesto, bisogna sempre scavare per trovare quello che c'è sotto. Però tutto sembra perfettamente allineato come in un mondo preesistente a quello dantesco, è impressionante ogni volta che rileggo Dante. Non so se sei d'accordo, Edoardo. Sicuramente, è tutto talmente sullo stesso piano, trattato con la stessa profondità e leggerezza contemporaneamente, che i vari piani di realtà non sono facilmente separabili. Per esempio, quello che hai detto di parlare dei sentimenti e del correlato biologico. E io che dovrei difendere la scienza, non posso dire altro che ancora non ci siamo. Cioè noi sappiamo tante cose dei sentimenti, ma siamo ben lontani dal sapere tutto. Per cui se ci fate delle domande secche, difficilmente rispondiamo, a meno che non siamo ubriachi. Bisogna ancora frequentare la letteratura e la storia della letteratura prima di affrontare il problema scientifico. Faccio un esempio. In questi giorni sto scrivendo un libro in cui dico che gli esseri umani sono scontenti, chi più chi meno, ma di fondo scontenti. E mi sono posto la domanda sulla differenza tra contentezza e felicità, che sono entrambi sentimenti positivi. Bene, non lo so, perché penso che questo argomento sia stato molto raramente sviscerato, ma la mia posizione è chiara. Contento vuol dire non scontento, vuol dire soddisfatto, vuol dire che quello che volevo fare più o meno l'ho fatto e lo approvo. È felice, no? Felice è un'altra cosa. Se felice fosse la stessa cosa di contento,
certe persone in certe parti del mondo non sarebbero felici mai, perché hanno problemi col cibo, con la salute, con la libertà, perfino con l'acqua. Però chiunque è stato in Africa o in America Latina sa che ci sono persone felici, sa che ci sono bambini felici come non si vedono altrove. Perché? Perché la felicità non è una prosecuzione della contentezza, ma è un oltrepassamento della contentezza, perché nel nostro corpo gira qualcosa di positivo indipendentemente da che cosa ho concluso prima sulla mia vicenda. Ecco, questo è un semplice esempio: contentezza rispetto a felicità. Ma se ne può fare tanti. Anzi, uno dei miei sogni, che ormai immagino non potrò più portare a compimento perché ho raggiunto una certa età, è quella di prendere tutte le parole più usate, che poi sono quelle più importanti, e farne quell'analisi etimologica, ma non solo, anche strumentale, anche circostanziale, anche attraverso esempi, per capire cosa intendiamo quando, per esempio, parliamo di odio, che è una delle parole più difficili da inquadrare e da mettere a punto. Tant'è vero che sul giornale o la televisione o ai telefilm sentiamo usare la parola odio, come ovviamente la parola amore, in tutte le maniere possibili, con tutti i significati, con tutte le articolazioni diverse. Quindi, approfittando di Dante, anche di altri scrittori naturalmente, ma qua stiamo parlando di Dante, approfittando di Dante, mi piacerebbe fare, da solo non ce la faccio, con Massimo o con chi si vuole imbarcare, questa analisi delle parole usate più importanti, che sono tante, non tantissime fortunatamente, ma sono tante, per, come dire, metterle a fuoco prima di poter dire con certezza nella mia testa questo sta qui, questo sta là. Anche perché è una caratteristica, sa, la nostra testa è quella di non essere scrittoriale, ma essere piuttosto un tutt'uno, un va e vieni di cose. Dice, ma come, dici le cose opposte a quelle che dice Massimo, no? In realtà abbiamo detto la stessa cosa in parole diverse. Su una cosa però dissento da Massimo, su quello che ha detto un attimo fa, che l'amore che Dante presenta nel quinto canto dell'Inferno ha delle caratteristiche universali, certamente, ma è anche particolarissimo. È un amore scontroso, un amore che usa poche parole, un amore chiacchierato da una, ma non nemmeno espresso dall'altro, cioè Paolo. Quindi anche in questa grandiosa rappresentazione dell'amore, forse una delle più famose, abbiamo una stimmata personale, quindi individuiamo uno dei tanti amori possibili per cercare di capire il puzzle guardando i singoli pezzi. È chiaro che l'amore si può trovare anche in Giulietta e Romeo o in tantissime altre cose, ma l'amore di Giulietta e Romeo è lo stesso di Paolo e Francesca? Ma io avrei qualche problema
a dirlo, se non che tutti sappiamo che stiamo parlando di amore. E una volta all'altra nella vita ci siamo confrontati con caratteristiche del concetto di amore. Ho detto prima che l'odio è, secondo me, il peggiore che può esistere, per cui spero prima o poi di poter prendere di petto anche il concetto di odio. In questo Dante è sublime, perché non è un gentiluomo mai, non è un signore mai, perché è una persona piuttosto spiccia e, come ha detto Massimo, manichea. Ma in particolare, quando una cosa gli sta a cuore, che poi vorrebbe dire gli sta a cervello, gli sta molto, è molto importante per lui, dà una un'unghiata, un raffio, una pennellata personale, in modo da aumentare, invece di diminuire, il numero dei possibili significati di una parola. Come pure il conto Ugolino. Quanti di noi hanno letto le vicende del conto Ugolino? E quanti di noi si sono chiesti: ma che passerà in quella testa? Che passerà nella testa dei figli davanti a una tragedia così, diciamo, oleografica e spropositata? Ecco, il bello dei poeti, in particolare di Dante, è che riescono a essere universali con sempre un pizzichino di particolare significato o significati. Quindi, caro Massimo, dobbiamo lavorare, primo per vedere quante cose significa una data parola e poi per cercare di dargli una spiegazione o una descrizione. Con la coda e poi se c'è qualche domanda. Che un tema centrale nell'esperienza dantesca. E se partiamo proprio dalle parole, Dante distingue nettamente le donne dalle femmine, le distingue nettamente. E c'è un passo famoso della Vita Nova in cui dice, nella Vita Nova, di rivolgersi alle donne che non sono pure femmine. Pure per lui vuol dire solo, cioè vuol parlare nella Vita Nova alle donne che sono donne, quindi che si collocano nella sua ideologia ad un livello superiore, Beatrice. Quindi distingue la donna in quanto femmina procreatrice, è chiarissimo il concetto, non è l'unico ad esporlo in questa chiave, sono tantissimi, anche molti predicatori, Giordano da Pisa, fanno la stessa cosa, distinguono nettamente. Il pensiero medievale in questa chiave è fitto di testimonianze di questo tipo, distinguono nettamente le femmine dalle donne. E un aspetto interessante, diciamo, di questa bipartizione, ed è il motivo a cui facevo riferimento prima, che può essere indicativo anche della ferocia dantesca, perché Dante era cattivo, estremamente feroce, è nel 18° canto dell'Inferno, dove sono immersi nello sterco, che proviene dalle lettrine umane, gli adulatori e i ruffiani. Dante prima incontra Alessio Interminelli da Lucca, che è insozzato dallo sterco che gli piove addosso, ma ha una sua dignità. A un certo punto quasi si disfera Alessio Interminelli, perché è talmente sporco che non è facilmente riconoscibile, ma Dante sa chi è. E nella descrizione di questo personaggio noi ci accorgiamo, pur nella immagine animalesca quasi, o comunque bestiale in cui appare,
che Dante attribuisce a lui una sua dignità. Poi però interviene un personaggio femminile, ed è il personaggio di Taide, la puttana per antonomasia, la prostituta per antonomasia dell'antico mondo greco. Ebbene, è uno dei rarissimi esempi in cui Dante adotta proprio quel sentimento feroce, che nel caso specifico è disprezzo, nei confronti di Taide. Lei ovviamente è condannata nel sistema dantesco per essere stata un'adulatrice, perché l'arte dell'adulazione rientra nell'arte della seduzione. E però l'episodio è indicativo, l'ho anche rappresentato, l'ho anche messo in scena in uno spettacolo che poi il Covid ci ha interrotto, però che ho portato in giro con Barbara De Rossi, che faceva i personaggi femminili, che noi di volta in volta sceglievamo, tre in particolare. Bene, quella scena è emblematica perché Dante e Virgilio si trovano lontani da Taide. Virgilio la guarda, e i versi che sono dedicati a Taide sono tre, la liquida così, non si avvicinano i due, Taide appare accosciata e poi in una posa un pochino più mossa, ma sempre animalesca, e non si spiega perché la donna, la prostituta, sia stata trattata in questo modo. Certo che è all'inferno, ma è all'inferno anche Alessio Interminelli. E lì c'è tutta la ferocia dantesca proprio contro le femmine, perché il pensiero medievale è questo: non possiamo costruire un'immagine diversa da quella che abbiamo davanti ai nostri occhi. E la donna, Taide nel caso specifico, non solo non viene degnata di attenzione, perché a un certo punto Virgilio la avvita e i due vanno via, ma non parla, non dice nulla, quindi conferma il suo aspetto bestiale, anche nel animalesco, nel non pronunciare parola, nel far sì che quindi Dante non le conceda nessuna parola. Lo fa raramente, lo fa certo nei confronti degli ignavi, ma gli ignavi lo sappiamo, non si sono schierati né da una parte né dall'altra, quindi non sono degni nemmeno di essere nominati. Infatti non nomina nemmeno Celestino V, perché quel che si deve fare è ragionare di loro, no, ma passare, no? Frase che poi sarebbe diverso, che sarebbe diventato emblematico in una versione un po' diversa. Ed è uno dei rari casi in cui Dante non fa parlare il personaggio. E qui, se noi ci ricolleghiamo anche alla sua storia personale, intanto per concludere, poi se c'è qualche domanda, ci riferiamo anche al suo matrimonio con Gemma Donati. Gemma non viene menzionata in nessun luogo, da nessuna parte. Dante esiliato non la cercherà più, perlomeno non abbiamo nessuna testimonianza, la lascia a Firenze con i suoi quattro figli, e non si sa più nulla di lei se non attraverso il filtro di tanti che magari hanno provato a ricostruire dopo la vicenda. Perché? Perché sarà stato un matrimonio infelice, di interesse? Lei lo tradiva? Lui chissà quante volte l'avrà tradita, lo sappiamo, no? Sappiamo un pochino quale potesse essere presumibilmente la vita di Dante nella sua quotidianità. Però sta di fatto che per lui probabilmente quella Gemma che non ha mai amato era una femmina, quindi una moglie che certamente ha sposato, che gli ha dato quattro figli, ma una femmina, quindi è una distinzione feroce, e questo ci aiuta a ricostruire un mondo nel quale, e ha ragione ovviamente Edoardo ad averlo rimarcato, anche questa dimensione della, diciamo, dell'amore o dell'affetto o dell'amore coniugale ha una serie di sfaccettature tali da costringerci ad approfondire, al punto tale, e chiudo, che in quel quinto canto dell'Inferno io ho fatto parlare Paolo, io ho ricostruito una storia diversa, poi non so se è convincente o no, però secondo me Paolo parla, in alcuni versi parla, poi ci sarà occasione, magari si potrebbe riprendere il discorso. Qualcuno aveva provato a farlo parlare, attribuendogli altri versi, ma secondo me altrimenti il canto non funziona. Questo rende ancora più complesso un quadro nel quale quella tipologia
dell'amore, che giustamente Leonardo diceva essere così stratificata, assuma un ulteriore livello di approfondimento se noi proviamo a sviluppare le tante ambiguità del poema dantesco. Sono tante, alcune oggi ancora irrisolte. Grazie. Che bella, affascinante analisi, stimolante anche per chi ha un po' perduto il filo della conoscenza di questi settori, stimolante anche per andare ad approfondire alcuni aspetti. Poi per chi ci sono delle persone con formazione letteraria, quindi avranno da dire senz'altro probabilmente qualcosa. Sì, se c'è qualche anche. La professoressa Giuli, è stata la professoressa Giuli. No, è la mia banale, però vorrei da lei, che naturalmente è stata di voi, come la inserisce dietro con lei in questo contesto? Beh, lì ovviamente c'è un altro tema portante, no? Che è quello del femminicidio. Quello è un altro tema portante. Io lì la inserirei, l'ho fatto, in realtà lo sto facendo in un libro che sta per uscire, quindi mi dà anche la possibilità di dirlo, perché ho provato in un romanzo accademico che uscirà a breve, ambientato nella Roma di inizio 300, a ricostruire la storia ideale di una famiglia composta da un mercante, sua moglie e due figli, un maschio e una femmina. E ho immaginato una moglie che potesse essere allora consapevole di essere donna e di poter difendere i suoi diritti di donna. Guardate, io vi invito a leggere qualcosa, dovete farlo, di una straordinaria teologa, Hildegarda di Bingen, se non l'avete fatto, che è una delle menti più illuminate del Medioevo. Io ho letto tutto, perché quando ho cominciato a leggere non ho smesso più. Eppure quanti sappiamo oggi di Hildegarda di Bingen? Hildegarda di Bingen ha inventato addirittura un alfabeto, e geniale, ha costruito su di sé e torna a sé una vita intellettuale pazzesca, eppure perfino lei, che poteva gloriarsi di quel che ha fatto, certo, era una teologa, ma era anche una badessa, quindi era incarnata in un sistema che conosciamo essere come quello ecclesiastico del tempo. Però lei dice di se stessa di essere un uomo, cioè non si definisce come una donna in alcune sue lettere, ma si definisce come uomo, come se non avesse il coraggio di andare fino in fondo e riconoscere a lei, uomo ovviamente non perché è un uomo, ma perché uomo poteva indicare l'essere umano come essere indistinto. Questa è una delle significazioni della parola uomo, quindi non per dire uomo. Nemmeno lei ha il coraggio di dire di se stessa di essere una donna. E io sto, in quel libro, sto ricostruendo una storia in cui invece emergono le poetesse. Ma leggetevi Compiuta Donzella. Compiuta Donzella è una poetessa fiorentina che ci ha lasciato una manciata di composizioni. C'è una composizione struggente che io faccio leggere ogni volta anche all'università e le ragazze piangono. Perché è una composizione in cui, usando le parole più semplici, lei racconta di sé, di vivere in un mondo in cui il padre l'ha promessa in sposa a un uomo che lei non ama. La primavera fiorisce e illumina il sorriso, la felicità di chi se la gode. E lei invece in primavera è triste, e questo è il senso del componimento, perché tutto riferisce, le sue coetanee possono gioire e lei invece deve andare sposa a un uomo che non ama. E ce ne sono di poetesse che possono essere paragonate a lei. Quindi l'ottica con cui affrontare il caso di Pia de Tolomei è questa, di recuperare anche nella ferocia, ma non solo nella ferocia, un substrato femminile che c'è. Non possiamo dire che non ci sono state donne che hanno poetato, donne che hanno filosofato, ci sono, ovviamente, con le dovute differenze, se noi le vogliamo individuare, ma ci sono esempi straordinari. Ripeto, andatevi a leggere almeno una qualunque biografia, sia pure su internet, di Hildegarda di Bingen, perché ha scritto non solo tanto, ma in un modo tale e con una capacità di visione tale che veramente dovremmo fare
oggi fosse scrivere oggi un trattato complessivo, cioè qualche opera ovviamente significativa, ma un'opera che potesse anche nella sua multiformità restituire al Degarda di Bingen la dignità di quella grande persona che è stata e di cui pochi parlano. Non so se avete mai sentito pronunciare, vi ho aperto forse. Bene. Ci sono anche altri? Ah, Edoardo. Però non si sente. Da Taide a Degarda. Ecco, da Taide a Degarda. Quello che hai detto tu. Vorrei concludere, perché mi pare che è arrivata l'ora, con l'osservazione che se Dante distingue istintivamente donne e femmine, la Grecia antica la riproduzione la affidava alle donne, ma la natura che noi attribuiamo all'amore, alla sponsalità, alla moglierità, lo affidava ai ragazzini. Quindi il mondo è sempre lo stesso, ma cambia sempre. Allora, grazie Edoardo, grazie a voi, a presto, alla festa. Ciao Edoardo. Bene, grazie. Benvenuti. Tornate alla festa, perché ne vedrete delle belle, vedrete scintille.